la Juve nel primo tempo, ma la Juve dava l'impressione comunque sempre di poter prima o poi risolvere la gara. Zidane mette al centro primo pallone, Inzaghi alto sopra la traversa. Poi ancora la Juventus con Davids che però perde un brutto pallone e l'occasione per Vieri che prova a partire, cerca la punta di sinistra, trova una bella chiusura di Giuliano per il calcio d'angolo. Da calcio d'angolo Dalma lasciato libero e palla alta sopra la traversa. Poi la Juve però che risponde subito sul filo del fuorigioco, parte del Piero, uno contro uno. Pallone crossato verso Inzaghi che gira, doppio salvataggio, Blandi Biagio. E ancora la Juve che schiaccia un po' l'Inter, Inter che comunque nel primo tempo ha resistito, qui Inzaghi gira, traversa. Poi Del Piero, fuori di poco. L'Inter si fa vedere con un'incursione pericolosa sulla destra, Zanetti, bella palla per Brocchi, Brocchi in posizione regolare, super uscita di Van der Sar. Eccolo qua, Christian Brocchi. Ancora la Juve, Zidane con deviazione, nessun problema per Frey. E ancora Juve, grande aggancio di Del Piero. Altra ottima partita quella di Del Piero. Zidane, contatto dubbio, il pallone arriva a Zambrotta, non molto al di fuori della porta di Frey. Ancora poi l'Inter nel secondo tempo, l'Inter ha iniziato bene, la prima occasione subito in avvio, salva Giuliano con Recoba che era nei pressi. Poi la Juventus, il pallone è insidioso, Del Piero prova a girarlo d'esterno, alto sopra la traversa. Ancora l'Inter che, vi ho detto, ha cominciato bene nel secondo tempo. Serena per Dalma, Dalma riesce a mettere il pallone al centro, Vieri lo gira sul fondo. Poi il calcio d'angolo della Juventus, pallone deviato, copertura in ritardo, Tacchinardi con il sinistro, gira sul palo lontano, 1-0. Ecco il replay, non vede partire il pallone Frey, non può arrivarci. Prova a rispondere subito l'Inter con Jugovic. Pallone per Alvaro Recoba che cerca attraversone, salvataggio di Montero sull'arrivo di Vieri. Poi ancora Juventus però, 1-2 micidiale perché si apre il contropiede, va Zambrotta, vuole il pallone dentro Del Piero che non arriva. Si dispera Ancelotti ma deve aspettare poco per il 2-0 perché l'azione non inizia per sotto. Poi all'interno dell'area di rigore, uno contro uno di Inzaghi che va via facilmente a Ferrari e realizza il gol del 2-0. Esulta come vecchi tempi Ancelotti. Ecco il replay. L'Inter poi si perde, guardate qui Serena, si fa male, si ferma. Lascia l'uomo in più, Inzaghi, Zidane lascia, Del Piero gira, 3-0, partita chiusa. Ecco il replay. Risponde l'Inter che riesce a riagguantare una speranza, intervento di Montero giudicato falloso, calcio di rigore. Non sbaglia Vieri dal dischetto, ecco il replay. Ieri per il 3-1. A questo punto ci si può aspettare una reazione dell'Inter che però non arriva. L'unica occasione creata è questa di Vieri proprio nel finale con Van der Sar che si oppone. Ancora Juventus nel finale, ancora Inzaghi che prova ad andare via, sinistro e palla non di molto sul fondo. Eccolo qui Inzaghi e si chiude qui anche Ancelotti, ha trovato il risultato, ha ritrovato meglio anche il gioco, brillante o non brillante, in crisi o non in crisi questa Juventus? No, non siamo in crisi perché è importante di vincere, sappiamo tutti che possiamo fare meglio, quello sicuramente, ultimamente giochiamo meno bene, però è importante di vincere partite, lo facciamo, mancano 8 partite, quindi sono 8 finali. Abbiamo recuperato un po' dei punti, importante, quindi continuiamo così. Chi insegue il verbo e l'imperativo è vincere. A questo punto però sentite un po' la pressione di vincere o questo vi carica? No, ti devo caricare tutti noi.
perché abbiamo recuperato dei punti. Quando eravamo a 9 punti, forse alcuni di noi pensavamo un po' non tanto bene. Adesso che ci sono 4 punti, è piuttosto una carica per noi, quindi speriamo. C'è il Parma che in settimana affronterà anche la Lazio, una Lazio che però non è da dimenticare, può dar sempre fastidio, ma tutto secondo te si risolverà fra Parma e Roma? Non lo so, comunque l'ho detto, come hai detto benissimo, non è che c'è solo Roma e Juve, sono anche altre squadre, anche il Parma sta facendo bene, noi andiamo a Parma domenica prossima, quindi vediamo, per adesso pensiamo a questa vittoria, una settimana a preparare bene la partita e poi vediamo domenica. Un'ultimissima cosa, Zidane sta bene? Beh, sta meno bene, però importante, sono 8 partite, quindi spero di fare il massimo. Bene, grazie a Zinedine Zidane.